studenti dell'Ateneo Lucano si stanno mobilitando per salvare il corso di laurea in lingue straniere. Ci dice tutto nel prossimo servizio Carla Zita. Tra le aule dell'Ateneo Lucano la notizia circa l'impossibilità di mantenere aperto il corso di laurea in lingue straniere ha generato la protesta degli studenti. I giovani universitari che hanno costituito un comitato in difesa del corso di laurea hanno rivolto un appello affinché possano essere numerose le adesioni alla petizione popolare contro la chiusura del corso di lingue e che è possibile sottoscrivere sul sito web www.nuovimedia.net/lingue. Il comitato di studenti universitari ha evidenziato che ogni anno sono in media 100 i nuovi iscritti al corso. Il primo effetto della chiusura, dunque, hanno detto, sarà l'emigrazione di altri giovani costretti a trasferirsi in altre città italiane fuori dai confini lucani. La petizione popolare sarà presentata a chi ha la competenza per impedire quello che sarebbe un duro colpo al sistema universitario della Basilicata. Gli studenti in particolare si rivolgono alla regione e al ministero. Il problema che causerebbe la chiusura del corso deriva in sintesi, come hanno spiegato i ragazzi del comitato, dal fatto che ci sono più docenti strutturati di lettere che di lingue. Non è possibile, hanno detto gli studenti universitari, che per una questione di numeri si debba procedere a chiudere un corso così importante, uno tra i più seguiti.